Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video affronteremo il quinto giorno del nostro tempo, del nostro viaggio ad Alola. Nello scorso episodio abbiamo preso Rockruff, quindi se ve lo siete persi andatevelo subito a recuperare. E la nostra squadra quindi ora è composta da Rockruff, Rowlet e Pikachu. Andiamo quindi a questo punto a dormire. Ecco fatto. E salve! Questa volta vuole che andiamo da Lidia. Ok, e dopodiché dobbiamo incontrare Kyawe o Kawe a scuola. Perfetto, quindi andiamoci. Lidia sappiamo dove abita, sappiamo che ha una bella villa in città. E abbiamo qui un Pikipek a livello 2. Ovviamente tengo davanti Rockruff perché vorrò allenare lui. Però senza ulteriori indugi andiamo quindi a trovare Lidia a casa sua. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, la casa di Lidia dovrebbe essere qui, esattamente. Prima di entrare però vorrei vedere se è possibile insegnare qualche nuova mossa al nostro Rockruff, perché non aveva delle mosse molto belle. Allora, vediamo un po' cosa potremmo insegnargli. Hidden Power, Sunny Day... E tra l'altro, altra cosa, scusatemi, mi avete detto che Rowlet è un attaccante fisico, quindi andiamo subito a dargli la menta giusta, che abbiamo tutte le mega pietre che abbiamo preso a Kalos. Allora, vediamo se è qui la menta, no, menta l'erba questa. Allora, eccolo qua, Adamant Mint. Diamola a Rowlet, sì, ecco fatto. E credo che un attaccante fisico sia anche il nostro Rockruff, quindi diamogli l'Adamant anche a lui. Perfetto, poi diamo subito un'occhiata a come sono cambiate le statistiche di Rowlet. Ora ha molto più attacco, giustamente, e può insomma usare questi attacchi con molta più efficacia. Poi continuiamo la nostra ricerca di MT da dare al nostro caro Rockruff. Vediamo, Smackdown. Interessante, dovrebbe essere abbattimento. Vediamo un secondo, non può impararlo, perfetto. Allora, Earthquake può darsi di sì, nemmeno. E dai, ritorno mettiamoglielo per adesso, perché può comunque essere utile, sicuramente più utile di azione. Quindi il ritorno diamoglielo. Ecco fatto. Poi Fossa potrebbe impararlo, dai, dimmi di sì, no, niente. Shadow Ball, anche se infatti è un attaccante fisico, quindi non mi interesserebbe. Brick Break, neanche. Non è molto buono questo Rockruff. Allora, Rock Tomb. Vediamo se è meglio di quello che ha già. Allora, lui ha Rock Throw. Rock Tomb è meglio, decisamente meglio. Quindi, mettiamogli Rock Tomb. Ecco fatto. Ovvero Roccio Tomba. Poi, Aero Assalto. Niente, non lo può imparare. Vediamo un po' e continuiamo con... Oltraggio non penso proprio. Vediamo un po'. Acrobazia non credo. Vediamo, Shadow Claw, vediamo. No, potrebbe imparare il Rowlet. Ma certo, caro Rowlet, ma assolutamente sì. Al posto di... al posto di Shadow Snake, vai. Ecco fatto. Poi, Payback forse potrebbe impararlo il nostro Rockruff, no? Allora, Giga Impatto non glielo metto. Stone Edge potrebbe impararlo, vediamo. Sì. Vediamo, Certo, ha poca precisione, quindi no, non diamogli lo Stone Edge. No, non voglio insegnarglielo più. E dai, perché non vai? Sì, grazie. Ok, via. Allora, Volt Switch non penso possa impararlo, sinceramente, infatti no. Allora, continuiamo. Bulldoze, forse, vediamo. No, nemmeno. Peccato. Rock Slide, gliel'abbiamo tolta. Quindi non gliela insegniamo di nuovo. Poison Jab, non credo proprio. No, appunto. Vediamo, Wild Charge? No, non penso possa impararlo. Rock Smash sarebbe... no, è inutile.
Sarebbe spaccaroccia. Allora, beh, penso che abbiamo finito, no? Non penso ci sia altro che possa imparare il nostro Rockruff di interessante. Nope. Forse rotolamento, ma no, non conviene mettergli rotolamento. Shadow Punch no, Dark Pulse no, Brutal Swing. Forse Brutal Swing, vediamo. No. Surf Fly, Rock Climb. Magari Rock Climb? Nemmeno. Ok, dai, gli abbiamo insegnato qualcosina perlomeno. Un minimo gliel'abbiamo dato. Ed ora parliamo con Lilia. Salve. Ok, deve mostrarci qualcosa. Il suo uovo si è schiuso. Per favore, guarda un po' cosa è uscito. Vediamo chi è uscito dal suo uovo. Me l'avete scritto nei commenti, tra l'altro. Ed è Snowy, quindi un Vulpix di Alola. Che dovrebbe essere di tipo ghiaccio. Andiamo di Rock Tomb. Ok, Powder Snow mi ha colpito. E Rock Tomb è super efficace. Perfetto. Non è carissima? Ma certo, carinissima, anzi. Sono così felice di avere Snowy con me. Grazie per essere passato. Dovresti andare a avere la tua giornata con Kawe. Ok. Dovresti andare a trascorrere, anzi, la tua giornata con Kawe. Parliamo un italiano correggiuto. Allora, andiamo quindi da Kawe, che è sul percorso 1. Vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Salve. Ora che sei pronto, andiamo a casa mia da Akala Island, che dovrebbe essere Ohana, se non sbaglio. Ho sentito che volevi visitare altre isole. Parla a Charizard quando sei pronto. Sono prontissimo. Andiamo a Kala Island. Ti incontrerò al ranch. Ok. Quindi dobbiamo andare alla fattoria. Iniziamo ad esplorare Ohana. Salve. Ok, niente di utile. Poi tu. Ci dà una Quick Ball. Quindi prendetela se vi interessa. Salve, tu che hai un Miltank. E ci dà un Mumu Milk, giustamente. Poi tu. Sei mai stato alla fattoria? Hanno un sacco di cose interessanti laggiù. Ci andremo, ci andremo. Vuoi un consiglio per pescare? Paga qualcuno per farlo. Ma come? Allora, qui se non sbaglio potremmo trovare un Pokémon nuovo. Con l'amo vecchio, quindi andiamo con l'amo vecchio. Vediamo se riusciamo a tirare su quel Pokémon nuovo, eh. Classici tre tentativi. Vediamo un po'. No, è uscito all'omomola di merda. Quindi fuga. Via. Andiamo di nuovo con l'amo buono. Anzi, l'amo vecchio, scusatemi. E vediamo se viene fuori quel pesciolino. Dai, salta su. Niente. Old Rod. Oh, non vuole venirsi nessuno, eh? Dai, forza, vediamo se ancora non ha l'omomola. Ok, eccolo qua. Wishiwashi. Nuovo Pokémon di questa generazione con un'abilità molto molto particolare e interessante che andiamo a catturare con la Velox Ball. Ottimo. Preso il buon Wishiwashi. Small Fry Pokémon. Comunque da soli sono molto deboli. Ma è quando si radunano in banchi che sono in grado di affrontare anche avversari molto forti. Infatti ha l'abilità Banco. Allora. E se non sbaglio funziona in un modo leggermente diverso. L'abilità Banco qui dentro, in questo gioco. Se non sbaglio tipo bisogna farlo arrivare a livello 20 o una cosa del genere. Per poterlo poi utilizzare. Ok, questo è un ricordamosse. È utile da averlo qui nel centro Pokémon. Assolutamente utile. Poi lasciamo giù il nostro Wishiwashi. Mettiamolo al suo posto, ovvero 746. Quindi qui in teoria. Giusto? 45, sì, 46. E abbiamo sia Wishiwashi che Marini. Ok, piano piano ce la stiamo facendo, eh. Volcanion, guardalo qui. Leggendario di sesta generazione. Vai, proseguiamo. Allora, andiamo. Qui sotto abbiamo fatto tutto? Sì. Tu cosa mi fai? Ok, non ci fa andare da nessuna parte, quindi possiamo andare solamente a nord.
Andiamo, qui abbiamo uno strumento da prendere. E siamo nella fattoria di Oana, al Paniola Ranch. Pronto per un po' di azione? Ma assolutamente sì, cara Lady Anna. O con zio Magnezon? Alla faccia dell'azione. Allora, andiamo di Rock Tomb. E non gli fa nulla. E gli diminuisce la velocità. E mi ha paralizzato. Urge cambiare Pokémon e mandare Pikachu. Rockruff non ha le mosse adatte per combattere contro un Magnezone. Ok, andiamo di Brick Break. Super efficace e addio. Perfetto, Rockruff sale di livello. Ok, torno un attimo velocissimamente a curarmi il mio Rockruff per non starli a buttare via una cura totale. Anche se vabbè, sinceramente di soldi siamo pieni, eh. Forse siamo talmente pieni che ne abbiamo già al massimo, non credo però, no, ok. Ce ne abbiamo. Abbiamo ancora un po' di spazio per immagazzinare soldi. Proseguiamo quindi, Paniola Ranch. Sperando che non abbiano altri Pokémon strani del tipo appunto Magneton. Ti piacciono i pancakes? Sì, no, Lady Nina. Ok, Raichu di Alola, quindi elettropsico. Quindi un bel bite ti fa parecchio male. Anche lui ci ha fatto parecchio male, anzi lei. Mandiamo in campo Pikachu di nuovo. Ecco qua. Ah, forse sì, saremmo sopravvissuti. Oddio, forse no. Andiamo di Electro Ball comunque. Super efficace, non molto efficace, ma comunque sufficiente a ucciderla. Rockruff sale a livello 20. Amazing job, grazie. Andiamo a curarlo direttamente qui, non c'ho più voglia di tornare al centro Pokémon. Ecco fatto. E piano piano si prende un po' di punti esperienza. Allora, andiamo a prenderci quello strumento che era qui sotto. Tac, Scope Lens, ok, già presi in altre regioni. Poi vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Un altro strumento, un etere. Ok, è un Pokémon selvatico, vediamo se salta fuori qualcuno di nuovo. No, un Tauros. Ok, facciamo fuga. Poi saliamo su di qui. Di sotto non mi sembra di vedere un nuovo strumento, quindi possiamo andare qui e sfidare questi due in una lotta in doppio. Ah, peccato, Pikachu. Dovevo mettere Rowlet come secondo. Loro mandano in campo Sableye e Lillipup. Allora, a questo punto io andrei di Morse, no, Rock Tomb su Sableye e Brick Break su Lillipup. Così almeno uno dei due lo tiriamo via. Ecco, gli abbassiamo la velocità, perfetto. Intimidate. Va bene, mi abbassa l'attacco di Pikachu, ma non è un problema. Allora, andiamo di Rock Tomb su Growlithe, che è super efficace, e Thunder Punch su Sableye, che si protegge, va bene. Però Rock Tomb super efficace, tira giù il Growlithe e Rockruff sale a livello 21. A questo punto cambierei Pokémon e manderei Rowlet in campo. No, però non al posto di Rockruff. Rockruff deve fare ancora Rock Tomb su Sableye, mentre Pikachu viene sostituito da Rowlet. Ecco fatto. Perfetto. Disable, non funziona. Ed ora Rock Tomb di nuovo. Mentre Rowlet attaccherà con Shadow Claw. Perfetto, Rockruff è già più veloce di Rowlet. Buono. Ed ora entra in campo Carbink. Allora, io userei una cura sul nostro Rockruff. E userei invece Razor Leaf su Carbink. Super efficace, buono. Smackdown, va bene. Andiamo poi di Rock Tomb e Razor Leaf di nuovo. Buono, dai. Non se la sono cavata male. Vabbè, c'era anche merito di Pikachu a 70 dentro. Però entrambi salgono di livello. Questi ridono.
dopo aver perso, ridono, contenti loro. E possiamo proseguire da questa parte. Allora, salve. Ah, sei tu, che bello rivederti. Ok, questa è la pensione Pokémon, perfetto. Questi dannati Miltank sono così pigri e non ci fanno passare. Ok, prima di parlare a Kawe, che penso finisca la missione, andiamo a vedere cosa c'è qui sopra invece. Ok, uno strumento, una pietra ovale. Qui abbiamo un altro strumento, un Amulet Coin, un Mumu Milk, perfetto, e una Mystic Water. Tu sei un'allenatrice? No, questa è la sorella di Kawe, piacere di conoscerti, va bene. A questo punto possiamo sì andare da Kawe, non prima però di aver incontrato un altro Pokémon selvatico, che è un Geodude di Alola, che mi segna come già catturato. Ok, quindi non lo catturo di nuovo. Andiamo di qua. Evidentemente era uno di quei rari Pokémon di Alola che ho catturato accanto. Allora, a questo punto sarà Rockruff ad affrontare Kyogre. Quindi diamogli anche magari uno strumentino per aiutarlo. Tipo un bel, come si chiama? Pietra dura dovrebbe essere. Sto andando giù per tornare su in realtà. Perché so che gli strumenti che potenziano le mosse di determinati tipi li ho messi qui. Eccolo qua, Hearthstone. Give a Rockruff, che gli potenzia un pochettino le mosse di tipo roccia. Ed ora parliamo a Kawe. Finalmente ce l'hai fatta. Combattiamo. Oddio, finalmente ce l'hai fatta. Cioè, ci ho messo 2 secondi. Vai. Sfidiamo Kawe, che va nel campo Charizard. Ok, se Charizard si becca un attacco di tipo roccia da Rockruff, muore perché è danno 4x. Lanciafiamme lo regge? Sì, lo regge, perfetto. E addio. Danno 4x. Un bel po' di punti esperienza per il nostro Rockruff. Ora Turtonator. Ok, andiamo ancora di Rock Tomb. Gli ho diminuito la velocità. Shell Trap. Mi ha ammazzato, perfetto. Non conosco Turtonator come Pokémon, sinceramente. Andiamo con Rowlet. E andiamo di Shadow Claw. Ancora, un'altra trappola di. Shell Trap è una trappola di conchiglia tipo Conchiltrappola, non so come venga tradotta in italiano. E non so nemmeno come aggirarla, magari con un attacco speciale non viene attivata. Vabbè, ora in ogni caso creperà il nostro Turtonator. Cos'è tipo acqua roccia? Lui è buonanotte, acqua roccia, roccia fuoco. Comunque non riesco a batterti. Mi spiace, Pikachu è troppo forte. È stato divertente. Charizard può portarti indietro quando sei pronto. Ok, noi possiamo anche entrare un attimo qui nella pensione Pokémon e già che ci siamo, iniziare a fare le uova di Poplio. Che dite? Tanto prima o poi dovremmo farle per il Living Dex. Ok, sì, vai, prendi Poplio e fatelo scuba per bene. Allora, vai, riportami qui e torniamo a casa, ci dice il nostro Rotom Dex, quindi torniamo a casa. E andiamo a dormire. Eccoci qui, dormiamo. Perfetto. E nel prossimo episodio andremo ad affrontare quindi il sesto giorno qui ad Alola. Parleremo al professor Kukui e scopriremo qual è la nostra missione di oggi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine e vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.